Amici e amiche, bentornati a casa mia. Allora, parliamo un po' di quello che è successo in TV questa settimana. Partiamo da lunedì scorso, c'è stata, io parlo della prima serata, naturalmente parliamo dell'Isola dei Famosi. Forse la scorsa puntata è stata quella più bella, più particolare, dopo diciamo, la rivelazione di Mara che appunto ha rivelato ai naufraghi l'esistenza di questa playa desnuda. Cecilia Rodriguez è stata messa insieme agli altri naufraghi, li ha raggiunti, quindi adesso stanno convivendo insieme, scatenando un po' di gelosia da parte di Rachida. Rachida che sembra essere un po' la favorita dell'isola, molti dicono, molti sostengono che potrebbe vincerla lei. Io non sono d'accordo, io tifo per Valerio Scanu, anche un po' per Rocco. Comunque vedremo un po' proprio questa sera che cosa succederà nella puntata successiva. Adoriamo tutti Mara Venier per appunto la sua rivelazione, molti la chiamano la spoilerata, lo spoiler dell'isola, e anche Alfonso e anche la stessa Alessia. Comunque sono un trio di conduzione molto carino. Stasera lo rivedremo su Canale 5, naturalmente alle 21. Il mercoledì The Voice of Italy, devo dire un programma ormai rodato, la formula è giusta, scorrevole, i concorrenti sono davvero molto bravi. È proprio il caso di chiamarlo The Voice perché hanno tutti una voce pazzesca, straordinaria, ed è davvero difficile l'imbarazzo della scelta. La giuria è molto compatta, eterogenea. Mi piace molto il team Facchinetti. Devo dire che Francesco, insieme al padre, quel mito del padre, riesce anche ad essere ancora più simpatico. Quindi è molto carino questo rapporto fra di loro che si instaura fra di loro. Non sono mai d'accordo su quello che devono scegliere o meno, però insomma è simpatica questa cosa. Noemi, fedele a se stessa, sempre molto ironica, e peraltro è riuscita a farsi scegliere dai talenti migliori. E Pelù, vabbè, insomma, voglio dire, una botta di rock ci vuole sempre, ma quello che amo in assoluto è DJ Ax. Ecco, io DJ Ax lo sceglierei per tutta la vita, proprio veramente mi piace moltissimo. Giovedì MasterChef, e qui bisogna dire che se non fosse stato per Striscia io non lo avrei mai guardato perché non seguivo il programma. Quindi grazie Striscia, grazie a questo servizio spoiler di Max Laudadio, ho visto la finale giovedì e mi è piaciuta molto. Quindi bisogna dire che MasterChef ha acquisito una nuova spettatrice grazie appunto a Striscia la Notizia, che secondo me Antonio Ricci lo ha fatto apposta. Secondo me sono d'accordo per acquisire sempre più spettatori. Venerdì, forte, forte, forte. Qui arriva un po' la nota dolente perché io mi chiedo, così come si chiedono molti di voi, ma perché Raffaella hai lasciato The Voice per andare a fare, insomma, un po' una copia mal riuscita su Rai 1? Anche i concorrenti, insomma, rispetto ai concorrenti di The Voice, sono davvero un po' scarsi, dobbiamo dire la verità. Io Raffaella lo guardo soltanto perché ci sei tu, perché per me rimani, sei la regina, un'icona della TV, sono cresciuta insieme a te, rimarrai sempre una regina. Però veramente questo programma, insomma, un pochino zoppica gli ascolti, devo dire che mi danno ragione. Però lo seguo non solo per te, ma anche per Ivan Olita, che a mio avviso rimane il vincitore, è il vincitore assoluto di questo talent. Anzi, devo dire grazie Raffaella perché hai fatto conoscere al pubblico, un pubblico più vasto, un ragazzo molto bravo come Ivan Olita. Notti sul ghiaccio, beh, che ve lo dico a fare, una certezza. Milly Carlucci è riuscita a confezionare come sempre un prodotto molto perfetto, talmente perfetto che ho girato su C'è posta per te, perché ogni tanto una lacrimuccia fa bene al cuore e all'anima. Parliamo anche di ieri sera, che tempo che fa. Ho visto chiaramente l'intervista a Madonna, che io amo perché ha fatto parte della colonna sonora della mia adolescenza, della mia gioventù, e insomma, quindi non posso non amarla. E come me la amano in tanti, però molti sono lamentati, hanno detto: ma che intervista ha fatto Fazio?
Io invece chiedo a voi, ma perché voi che domande avreste fatto a Madonna? Perché tanto mi sa che conosciamo più cose noi di Madonna di quante ce ne possa rivelare lei. A me invece l'intervista tutto sommato è piaciuta. Sullo stile di Fazio, lei l'ho trovata molto più matura, più donna, più sensibile. Mi è piaciuta molto, è sempre meravigliosa, perché Madonna comunque rimane una donna meravigliosa. Beh, allora noi ci vediamo la prossima settimana con quello che è successo in TV. Ciao!